Palazzetto dello Sport di Frontino, piccolo comune pesarese nei pressi del Monte Carpegna, diventa per una sera teatro di una sfida internazionale. La grande box arriva qui, sul ring, infatti salirà Mirko Larghetti di Frontino, il toro del Montefeltro. A contorno di questa serata dedicata alla grande box ci sono tre giovani promesse della boxe italiana. L'evento di Frontino, organizzato da OPI 2000 di Salvatore Cherti, un manager internazionale, è supportato dal gruppo EPTA con un Francesco Belfiore, sempre grande protagonista, ma soprattutto sarà la gente di Frontino che è arrivata qui al palazzetto per applaudire e per sostenere il suo campione, un campione che mira direttamente a qualcosa di importante nel suo futuro. Eccoci con Mirko. È stata davvero dura, un avversario. Sì, è stato un bel avversario, tosto, tecnico, non pensavamo che era così tecnico, perché si muoveva bene, rientrava nei colpi, aveva un colpo molto duro. Però il match l'abbiamo risolto, l'avete visto tutti. Abbiamo messo dei bei colpi duri. Ma sicuramente, però tu all'inizio eri molto emozionato, forse questo palazzetto ti pesava un po' troppo. Questo qua vedo poco confermare il mio allenatore Mario, che io all'inizio parto a carburo tardi, sono un diesel. Qualcuno pensava che lo facessi apposta per tenere un po' sulle spine i tuoi fans. Era un bel match, era un bel avversario. Ecco, che cosa significa questa vittoria per te? Un altro passo avanti? Verso? Io l'ho sempre detto, io voglio arrivare in cima al mondo insieme a Mario. Adesso vediamo, un passo alla volta, intanto festeggiamo questa serata. Ecco Mario, sì, questa sera qui c'erano anche parecchi ex campioni proprio per onorare questo appuntamento. Significa che per Mirko si possono davvero schiudere queste porte per arrivare ai match che contano? Sì, sì, sono convintissimo. Mirko è pronto per arrivare ai campionati mondiali. Dunque, per arrivare a un titolo mondiale bisogna solo lavorare su qualche piccola stupidaggine, dopodiché riusciamo a fare qualcosa ancora meglio. Eccoci con Francesco Belfiore. È finita una fatica, ma valeva davvero la pena, potremmo dire così. Valeva davvero la pena perché è stata una fatica che comunque ha una ricaduta effettiva sul territorio, oltre che sulla carriera di Mirko Larghetti naturalmente, che con un incontro duro ma molto molto bello, dove ha messo in mostra veramente di saper soffrire con determinazione e di lottare, ha mantenuto la sua cintura di campione dell'Unione Europea. Eccoci alla fine con il sindaco, anche lui è esausto, ha sofferto tantissimo, ma alla fine Mirko ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, siamo tutti contenti, è un'emozione indescrivibile e anche noi, come lui dovrà stare fermo un pezzettino, ma anche noi ci dobbiamo riprendere, dunque adesso dobbiamo fare la meritata pausa. Dai, valeva la pena impegnare questo palazzetto, sì, per un evento che ha davvero della storia. Sì, l'unico cosa speriamo, ecco, che non si concluda stasera e può essere sfruttato anche per altre circostanze, perché la struttura merita. E Mirko sicuramente. E Mirko ancora di più. Nino, benvenuti, ospite questa sera qui. Cronista del match. Ecco. Ma ecco, come hai visto questo pugile che vuole inseguire il sogno mondiale? Che vuole inseguirlo e lo raggiungerà, io lo spero. Questa sera ha mostrato di avere soprattutto carattere, quello che serve. Dovrà migliorare certi particolari tecnici, che ne parlavo anche con il Masai, che saranno migliorati nel tempo. E uno che può arrivare lontano deve corroborarsi anche, deve mettersi nelle condizioni di fare 12 round
senza tentennamenti, senza cedimenti, perché per arrivare a diventare campioni veramente bisogna non stancarsi sul ring, arrivare come un maratoneta che alla fine arriva in sprint. Ecco, per Mirko quanto sarà importante la componente fortuna, perché bisogna avere anche quella, soprattutto poter disputare certi incontri, perché se non si riesce ad andare sui ring che contano. D'accordo, ma non è la fortuna, certi incontri si fanno con i manager, con i propri manager che sanno come fare per arrivare a quei combattimenti, e lui ce l'ha il manager Buoni e saprà arrivare sicuramente a vette ancora migliori e più alte di questa. Prima di festeggiare un altro vino benvenuti. Ma io me lo auguro di cuore, anch'io voglio vedere i campioni. Ciao, tante cose. E si conferma.